Per me è un grande onore essere qui oggi, ho avuto modo di conoscere già buona parte dello staff, dei dipendenti, penso che possiamo partire da una base importante e c'è tanto da lavorare perché comunque sono una rosa che avendo in scadenza dei calciatori, quindi in questo momento c'è bisogno di inserire delle forze nuove, come ha detto il Presidente. Punteremo molto su un progetto giovane, ma non è che deve passare l'idea di un Teramo che va a smobilitare o a fare cose negative, perché comunque ci sono stati esempi di squadre giovani che hanno fatto dei grandi risultati, quindi la nostra scelta del tecnico che abbiamo comunque scelto, Federico Guidi, un allenatore importante che ha fatto nella sua carriera dei risultati individuato perché parliamo al condizionale, è un tecnico che rispecchia queste diciamo linee guida e quindi siamo pronti a partire dal 26 e niente, quindi ci tenevo a salutare anche il mio predecessore e fargli complimenti per il lavoro che ha fatto. L'ho sentito anche ieri al telefono perché comunque fa parte di questo mondo e sono molto contento di essere qui. Su questo rispondo io, perché le trattative le faccio direttamente io. Le trattative sono in uno stato avanzato per tre di loro, ma come ho già detto a diverse società, Teramo vende se gli conviene vendere. Noi abbiamo oggi per esempio una trattativa su Pietro Cianci molto importante, ed è la trattativa che si avvicina di più, è quella del Palermo, a quelle che sono le nostre aspettative. Se non la chiudiamo col Palermo, le altre trattative, Padova e Catanzaro, sono ben lungi. Pietro Cianci starà a Teramo perché comunque a Teramo a noi serve una punta di quel valore. Per quanto riguarda anche Santoro, si sta incanalando un'ottima trattativa su un'altra squadra di Serie B, no, Brescia, e penso che anche lì, ieri siamo sentiti a lungo con il Presidente Cellino, credo che forse si potrà trovare per una soluzione per Santoro in questo senso. Diachité è un prezzo molto pregiato, quindi Diachité credo che quest'anno possa continuare a formarsi nella nostra squadra, per poter, anche perché con noi ha un contratto fino al giugno 2023, quindi se non ha ancora dimostrato il suo valore, glielo faremo esprimere ancora meglio quest'anno per poterlo valorizzare ancora meglio.